Stop alla sessione invernale di calciomercato. Il Pescara centra in pieno gli obiettivi prefissati per queste ultime ore, soprattutto con le diverse uscite perfezionate. L'ultima in ordine cronologico dell'attaccante Michael De Marchi, che finisce al Sud Tirol, squadra dominatrice del girone A, anche se nel pomeriggio c'era stato un inserimento della Virtus Verona, ex squadra di De Marchi, che voleva approfittare del ritardo della firma dovuta all'uscita di Candellone dagli altoatesini verso Pordenone. Tasselli che prima del gong sono andati a posto. Al Sud Tirol va in prestito con diritto di riscatto De Marchi, che a Pescara dopo un inizio da titolare è scivolato poi dietro il bomber Ferrari e lascia il Delfino con 19 presenze e 3 reti all'attivo. Saluta per ora l'Abruzzo anche Miloš Bočić, l'esterno va in prestito alla Pistoiese, sempre nel girone B, in una squadra impelagata nella lotta a salvezza, in piena zona playout. Sfumate le piste estere, Serbia e Belgio, tramontata quella della Fermana, Bočić nei prossimi 5 mesi giocherà con gli arancioni toscani. Si è chiusa ufficialmente anche la parentesi di Cristian Galano, come già riferito da sabato quando l'operazione era stata impostata, il giocatore torna al Bari per la terza volta della sua carriera. Primi 6 mesi alla grande sotto la gestione Zauri, poi un lento declino e un addio consumato con 6 mesi di ritardo, 78 presenze e 19 gol in biancazzurro. Due gli elementi che le ultime ore portano alla corte di Gaetano Auteri: l'attaccante 27enne Jacopo Cernigoi, annunciato ieri ai nostri microfoni dal presidente Sebastiani, arriva al Pescara in prestito con diritto di riscatto dal Seregno, dividerà col baby Blanuta il ruolo di vice Ferrari, e poi il centrocampista 25enne Simone Pontisso dal Vicenza, con cui aveva il contratto in scadenza al prossimo giugno, e arriva a titolo definitivo. Un innesto di spessore per il reparto mediano, che può contare ora su rotazioni più ampie. Sempre oggi ratificato il ritorno dal Parma dell'esterno Paolo Napoletano, classe 2002, soprattutto in ottica primavera. Ultima giornata senza alcun botto per il Teramo, che ha definito due uscite. Quella più importante è di Domenico Mungo, il caso dello scorso weekend, che si è risolto con il calciatore che alla fine ha accettato il trasferimento a titolo definitivo alla Viterbese dopo 2 anni e mezzo al di sotto delle aspettative. 78 presenze e 4 gol per lui in maglia Teramo. Mungo che firma per 2 anni e mezzo con il club laziale, ultimo in classifica nel girone B. Preannunciato ieri a TV6 nel post gara di Imola dal DS Federico, il trasferimento in prestito del difensore Daniele Trasciani, che va al Messina nel girone C. È mancato però l'innesto in attacco. Il Teramo fino all'ultimo momento ha provato a portare Luigi Cuppone del Cittadella, pallino dell'allenatore Guidi, che lo ha avuto lo scorso anno alla Casertana con ottimi risultati. In extremis però Cuppone si è accordato col Potenza, squadra dalla quale sempre nelle convulse ore finali il Teramo ha provato a prelevare Pedro Costa Ferreira, ma il terzo ritorno in biancorosso del giocatore portoghese non si è concretizzato. Intanto nella seduta di allenamento odierna si è infortunato il difensore Niccolò Bellucci, distorsione al ginocchio la cui entità sarà valutata coi prossimi esami strumentali.